Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero. Seconda giornata del campionato di Serie C2, Girone B. Il Buena Onda Aprilia affronta qui al Palameucci il Città di Anzio. Si può partire. Pallone per Pintilio, alla fine la palla carambola in rete dopo il tentativo dei giudici sulla linea. Vantaggio del Città di Anzio. Vecino si intromette, Vecino, palla sul sinistro dentro, Frioli non ne approfitta. Tutto pronto, arriva il fischio dell'arbitro Catalano, sinistro, palla in rete, pareggio Buena Onda, Catalano entra e segna 1-1. Poi prova il contropiede dei giudici, c'è Terenzi. Pallone dentro, Pintilio tutto solo, Pintilio non sbaglia, lasciato solo dalla difesa del Buena Onda, Pintilio doppietta per lui. Pallone dentro per Frioli, c'è Infanti che viene colpito al petto, calcio di punizione. Jacobacci, la parata di Terenzi. Prova Infanti, ribattuto il suo tiro come un falco, Pintilio 3-1, non sbaglia un colpo il pivot del Città di Anzio, tripletta personale. Vedremo se andrà in porta, Vecino il tiro, palla sul palo, ringhia su di lui Jacobacci, poi tolgono il pallone Jacobacci, la respinta da parte di Terenzi. Infanti, si ferma Infanti, poi Vecino, tutto regolare, Vecino mette dentro Feodorov, ottima occasione anche questa da parte di Feodorov. I giudici, il destro, la palla respinta sulla linea da Galafate, Crepaldi con questa palla, Crepaldi poi sul contrasto rimane a terra, va via Vecino, poi ancora in rete Città di Anzio con contropiede realizzato da Canazza. Ancora Jacobacci, tira Jacobacci, Terenzi blocca. Un tiro di Galafate, la parata di Stoto in due tempi. Poi Cima ancora, ma non c'è più tempo, termina questa sfida tra Buena Onda Aprilia e Città di Anzio. Gli ospiti vincono 4-1 grazie alle reti realizzate da Pintilie, una tripletta per lui e Canazza per il Città di Anzio. Il momentaneo pareggio era stato realizzato da Catalano, da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero. Un cordiale saluto a tutti voi.